Ragazzi, ve l'ho già detto, basta insistere, non è possibile. È vero, la nostra trasmissione si chiama Amici a quattro zampe per tutti gli amanti degli animali e per gli animali, ma l'agility non è per tutti, perché noi oggi parliamo insieme alla nostra Peppa, che diventerà una campionessa, di agility dog. E allora, non perdiamo altro tempo, raggiungiamo subito il nostro Paolo nella sua casetta. Bene Paolo, allora oggi chi ci scrive? Ah, cara Chiara, oggi ci scrive Lucia di Almenno San Bartolomeo. Allora, pensa che Lucia ha un bel pastore belga malinoise. Sono molto belli, eh? Pensa, era un cane molto diffuso negli anni 70, 80, poi è iniziato un pochino a sparire, ma ce ne sono ancora tanti e sono dei cani fenomenali. E pensa, questo bel pastore belga malinoise, anche se portato a spasso ben 4 volte al giorno, rimane sempre un po' troppo attivo e anche un po' nervosetto. Poi la nostra amica Lucia si è anche fatto un bel corso di educazione, ma dice che fa ancora fatica a rispondere ai comandi. Ecco, cosa possiamo consigliarle? Allora, vista la razza, cara Lucia, io ti consiglio di provare l'agility dog. Devi sapere che nelle gare di agility, dove i cani vanno